Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Una persona nuova. Immaginate di essere a scuola. È l'ora della ricreazione e voi state parlando con i vostri compagni. Prima di rendervene conto, le cose trascendono. Un ragazzo dà uno spintone ad un altro, quello vi viene addosso e voi contraccambiate con un altro spintone. Proprio in quel momento il preside svolta l'angolo e vede una baraonda di ragazzi che si danno spintoni e cadono. Si ferma e invita tutto il gruppetto ad andare nel suo ufficio, dopo le lezioni, per fare due chiacchiere. Avete mai fatto una simile brutta esperienza nella società che vi circonda? Sicuramente ci sono stati dei momenti in cui avreste voluto far tornare indietro l'orologio e ricominciare tutto da capo. Ecco una buona notizia: ricominciare da capo non è realizzabile. Dio vi offre una vita completamente nuova che cancellerà gli errori e le mancanze della vecchia vita. La Bibbia dice come trovare questa nuova vita in Cristo. Dice inoltre quanto essa sia importante per ora e nel futuro. Hai invitato Gesù ad entrare nel tuo cuore? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo oggi, in questo momento. La tua nuova vita inizia ricevendo per fede Gesù Cristo. Perché non lo inviti ora e scopri da te stesso la meraviglia di questa verità?